Sto realizzando un braccialetto utilizzando tutti i materiali da riuso, in modo da insegnare ai bambini che il rifiuto non è un materiale da buttare via, è un materiale da reinventare. Tra i tanti appuntamenti legati al festival dedicato all'ambiente, quello in piazza con Kireko è uno sicuramente dei più colorati, perché i protagonisti sono i bambini e il recupero. Il titolo del programma delle giornate è Tra arte e gioco. Quest'anno per la sesta edizione siamo in piazza con alcuni collaboratori, tra cui Multicentro CEAS Agenda 21, l'Accademia di Belle Arti di Ravenna, il Liceo Artistico Nervi Severini e la cooperativa Impronte. Facciamo delle attività e dei laboratori per i bambini. In particolare, dopo una breve introduzione sui temi della sostenibilità, quindi sulle parole chiave della manifestazione Energia, Acqua e Rifiuti, facciamo lavorare i bambini con i materiali di recupero insieme ai ragazzi del Liceo Artistico dell'Accademia di Belle Arti, che li assistono e li seguono un po' nella preparazione dei vari oggetti creati. Un modo per i bimbi per avvicinarsi ai temi del recupero e al tempo stesso giocare. Questa è la chiave giusta di lettura e di insegnamento. Sì, effettivamente abbiamo visto che è un modo che ha dei risultati notevoli. Riusciamo sempre a spiegare, ma tramite il gioco riusciamo a far passare alcuni messaggi importanti come il concetto del produrre troppi rifiuti e quindi dell'importanza di fare sia la raccolta differenziata, farla bene e per esempio di riutilizzare molti materiali che sennò sarebbero considerati di scarto. Alle tue spalle vedo un pesce coloratissimo, quello è uno dei lavori fatti ieri. Sì, questo è un lavoro fatto ieri dalla scuola Torre insieme appunto ai ragazzi del liceo artistico. I bambini che hanno partecipato, o insomma i bambini non piccolissimi che hanno partecipato alle vostre iniziative, quanti sono stati più o meno? Tutti gli anni ovviamente le scuole hanno delle problematiche di organizzazione interna, però anche quest'anno abbiamo avuto un'adesione di circa 15 classi tra elementari, medie e scuole superiori, per cui abbiamo una vasta gamma di programma e riusciamo a accontentare a fare ovviamente delle attività sul target dell'età dei ragazzi che arrivano. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.